Donald Glover è una delle figure dal multiforme ingegno e di successo del panorama pop di questo nuovo giovane millennio. Dal 2006 ad oggi, questo artista, nato nel 1983, si è fatto conoscere a suon di premi ottenuti come sceneggiatore dell'eccezionale serie comica 30 Rock, interprete delle parti più divertenti e sperimentali della comedy The Community, DJ di successo e anche come pop star di livello assoluto con lo pseudonimo di Childish Gambino, che forse non piacerà ai puristi del rap, ma che ha portato il genere, commistionando funky, rock psichedelico e elettronica, a una fase di maturità e complessità sull'onda dei nuovi fenomeni della musica statunitense, come Flying Lotus, Thundercat, Anderson .Paak, Kamasi Washington e il compianto Mac Miller. Persino in quel pasticcio fallimentare che fu il film di Star Wars dedicato a Han Solo, il Lando Calrissian, interpretato da Glover, rappresenta un elemento tutto sommato da salvare, soprattutto per i duetti comici con l'amica Phoebe Waller-Bridge, interprete in quel caso di un'eccentrica suffragetta droide. Atlanta è la sua opera più matura e complessa, una perla assoluta che travalica i generi e che, nonostante necessiti di un paio di puntate per appassionare lo spettatore, vi coinvolgerà e trascinerà in un'America che sentirete nella sua profonda e conflittuale, folle realtà. Le due stagioni che la compongono, risalenti al 2016 e al 2018, sono ospitate da qualche mese nella sezione Star della piattaforma Disney Plus, con 21 puntate complessive che non superano mai la mezz'ora e che, a grandi linee, parlano del tentativo del giovane Earn di costruirsi una carriera come manager del cugino rapper nella città della Coca-Cola, capitale anche del Southern Hip Hop. Un altro autore, nel momento di maggior successo, probabilmente avrebbe sviluppato questo spunto mettendo in atto uno show incentrato su se stesso. Ma questo non è il caso di Glover, che pur prendendo per sé il ruolo di protagonista, ovvero Earn, compie la coraggiosa scelta di farne a conti fatti uno dei personaggi più trascurabili della serie. Intendiamoci, Earn è interessante e contraddittorio, ben recitato e caratterizzato, ma è ben poca cosa rispetto al potentissimo mosaico di cui Glover lo circonda e in cui proietta la sua esperienza personale e i suoi pensieri. Partiamo da Alfred, il cugino rapper. Lontano dagli stereotipi spacconi del genere utilizzati dall'industria discografica per vendere e etichettare un artista. Paperboy, questo è il suo nome d'arte, percorre la sua ascesa da spacciatore con un talento per le rime a star dei social e infine artista di fama mondiale con lo sguardo annoiato di chissà cosa vuole e come prenderselo. Paperboy rappresenta la rockstar Childish Gambino, che dopo aver raggiunto l'agognato successo si ritrova assediato da fan psicopatiche, colleghi schizofrenici e da una massa di wannabe che ne interrompono costantemente i tanto agognati momenti di riflessione. Infatti, il passatempo preferito di Alfred consiste nello stare su di un divano posizionato sul prato nei dintorni della sua casa e su cui abbandonarsi a risate e pensieri con il cugino Earn e l'amico Darius. Darius, misterioso tuttofare nigeriano, è il lato folle e imprevedibile della serie. Perennemente annebbiato da una quantità indicibile di spinelli, non è però lo stereotipo del simpaticone strafatto coi buchi di memoria e il sorriso ebete. Darius è un uomo profondo e mistico, capace di pensieri sorprendenti e ingenuità clamorose. Ti può far perdere centinaia di dollari in affari sconclusionati, ma infine ti regalerà il suo smartphone. Rappresenta uno spirito gentile e poetico, forse anche una specie di sgangherato angelo custode che compare a proteggere le persone troppo fatte per poter badare a se stesse. In fin dei conti, Darius rappresenta la riappropriazione di Glover del concetto del Magical Negro. Piccolo inciso, il Magical Negro è un concetto critico varato da Spike Lee nel 2001, per spiegare come nei film di Hollywood molto spesso comparissero personaggi di colore con abilità o poteri mistici per aiutare i protagonisti caucasici. A grandi linee, personaggi scritti da bianchi per rinverdire la poco dignitosa figura del buon selvaggio. Glover si fa beffe di questo stereotipo anche introducendo nei primi episodi la figura di uno strano uomo di colore che sembra provenire dal passato, per regalare panini alla Nutella e dare consigli retorici e poco sensati. La terza protagonista della serie è Vanessa,
interpretata da una Zazie Beetz, al tempo star in veloce ascesa, e che rappresenta la vera ribelle contestatrice del gruppo. Perché se pensate che sia duro essere un uomo di colore negli Stati Uniti, immaginate cosa può voler dire essere una donna di colore. L'arco narrativo di Van narra di una ragazza che avrebbe tutte le carte in regola per inserirsi nella buona borghesia afroamericana, ma che è troppo schietta, troppo sincera, troppo curiosa e troppo intelligente per mischiarsi a delle vuote parodie del jet set. Vanessa è la critica di Glover alla società dei party, delle star di Instagram e del whitewashing. Inoltre Vanessa ha avuto una figlia proprio con Earn, di cui è ancora innamorata, ma da cui è anche perennemente delusa. Perché lui effettivamente è deludente. Come infatti avevo detto agli esordi di questo racconto, Glover ha l'intelligenza di tenere per sé in fondo il personaggio più noioso e lamentoso di tutti. Earn è la critica di Glover a se stesso, ma assolve anche una funzione essenziale, ovvero quello della spalla. Accanto a lui, Paperboy sembra più carismatico e intelligente, Darius sembra più folle e profondo e Vanessa sembra più coraggiosa e emancipata. Glover ama i suoi personaggi più di quanto ami se stesso, e ciò rappresenta la forza dirompente di quest'opera, che regala i momenti migliori proprio quando il protagonista si eclissa con discrezione e l'azione si focalizza sugli altri tre. Gli episodi indimenticabili, infatti, sono proprio quelli in cui Earn rimane sullo sfondo e in cui la mano dell'autore si diverte con i generi, per esempio facendo capitare Paperboy in un talk show parodia che non sfigurerebbe affatto come sketch dei Saturday Night Live, oppure coinvolgendo sempre Paperboy in una folle e divertentissima avventura contro il tempo assieme al proprio barbiere. Allo stesso modo Paperboy è anche protagonista delle puntate più dure, in cui appare evidente la natura disperata e predatoria dei fuoricasta della società americana. Tutto questo mentre Van si avventura in un paio di episodi che sfidano il conformismo e la trappola mentale dei social network. Il capolavoro assoluto della serie, però, è senza dubbio l'episodio 6 della seconda stagione, che vede Darius incastrato in un thriller a tinte orrorifiche mentre tenta di acquistare un pianoforte da una disturbante versione dell'ultimo Michael Jackson, interpretato da Glover stesso sotto chili di trucco e protesi. L'episodio, dal titolo Teddy Perkins, Perkins è il cognome dell'attore protagonista di Psycho, a cui ci sono degli evidenti rimandi, è immediatamente diventato un cult e ha fatto incetta di premi entrando in maniera dirompente nell'immaginario internettiano. Se non mi credete, provate a digitare Teddy Perkins e Sammy Sosa Hat. In definitiva, Atlanta è un vero e proprio diamante dalle innumerevoli sfaccettature, che presenta all'interno di una trama piuttosto semplice una serie di deviazioni stilistiche di gran classe e che non si preoccupa di dare una risposta a tutti i quesiti posti, ma che anzi si diverte a lasciare spunti che dovranno essere rielaborati dallo spettatore. Commuove e diverte, fa riflettere e inquieta, non risparmiandoci il ritratto di un'America omofoba e razzista, in balia della brutalità della polizia, e in cui o ci si conforma o si muore dimenticati.